dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito, pianse amaramente. Quando vogliamo essere sempre solo noi i protagonisti, perdonaci, Signore. Quando ci sentiamo migliori e critichiamo e condanniamo gli altri a più non posso, perdonaci, Signore. Quando facciamo tante promesse e non ne manteniamo nemmeno mezza, perdonaci, Signore. Non stracciamola, ma tiriamo sorte a Pitucca. Così ci adempiva la scrittura. Si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica ha gettato la sorte che stupido sono stato. Solo adesso i nostri occhi si sono aperti. Ma di cosa state raccontando? Ma sei ancora così cieco? Sai che cosa hai in mano? Un pezzo di veste, che c'è di strano? Quel pezzo di veste è del figlio di Dio. Ma di cosa state raccontando? Questa è la veste che ho strappato a quelle là che abbiamo preso in giro per un sacco di tempo e che poi abbiamo messo in croce. Non vi ricordate più? Proprio quello che abbiamo preso a volte. Era il figlio di Dio. Che stupidi, non vi rendete conto di quello che è stata la nostra vita finora. Una vita all'insegno del prendere e del picchiare. E adesso ci troviamo il figlio di Dio che ci regala questa veste. E che non muove un dito davanti a tutto quello che ti abbiamo fatto vedere. Quando siamo persi dietro al miraggio del picchiare e pensiamo che tutto debba essere aggredito e assalito, perdonaci, Signore. Immaginiamo di trovarci ai piedi della croce con Maria di Magdala. Siamo qui Finalmente ho capito. Hai capito che cosa, Nicodemo? Ho capito quello che Gesù mi aveva detto quando sono andato da lui di notte, quando avevo paura di essere visto dagli altri e volevo nascondermi. Hai visto quelle braccia allargate? Sono le braccia del figlio inviato dal papà per abbracciare l'intera umanità e avvolgerla nel suo perdono. Anch'io stavo andando alla deriva, molto alla deriva, e sono stata ritrovata da Gesù. Il suo perdono mi ha fatto davvero rinascere. E hai sentito le parole che Gesù ha pronunciato sulla croce? Poco, però alcune le ripetevano anche i soldati. Ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Proprio così. In quel momento in cui il figlio di Dio è là in croce e avrebbe tutti i motivi per essere inviperito con il mondo intero, divampa un amore ancora più grande. È incredibile. E hai visto quel cuore? Quando il soldato lo ha colpito con la lancia, è straripato fuori un torrente di sangue ed acqua. Proprio come il cuore del suo papà, straripante d'amore. Proprio in quel momento, in cui sarebbe normale rinchiudersi per tutto quello che quel cuore ha subito, ecco che il cuore si spalanca e straripa fuori. E ti fa rinascere. Sì, anch'io mi sono sentita abbracciata,
di un abbraccio più forte della morte, e mi sono sentita travolta da quell'amore straripante che ti fa rinascere. Questa è proprio misericordia. Padre buono, che hai regalato a noi tuo figlio Gesù, che ci ha insegnato la strada dell'amore, tienici sempre tra le tue braccia. La croce più grande, c'è un cartellone che è fatto di tanti pezzetti. È una croce molto bella questa, che è stata fatta dai ragazzi della quinta primaria insieme ai bambini degli elefanti dell'infanzia. E pensate, ogni quadratino di questa croce è fatta di un tassello nel quale è indicato un fioretto che ogni bambino ha fatto o farà per amore di Gesù. Quindi anche noi tutti dobbiamo imparare che per amare dobbiamo fare una piccola cosa ogni tanto che ci possa aiutare a cambiare il nostro modo di vivere.